No, ma noi non dobbiamo attaccarci ai giocatori che ci mancava, portiere, insomma. Oggi c'è un po' di rammarico perché penso che il risultato non sia così ampio. Noi abbiamo stati in partita fino al 3-2, anzi sul 3-2 abbiamo avuto un fuorigioco dubbio, abbiamo avuto due occasioni per Benedicis, quella al limite che potevamo andare 3-3. La differenza l'abbiamo fatta nelle conclusioni, all'inizio della partita potevamo andare in vantaggio, magari farne un altro, loro sono stati bravi, a un tiro ci hanno fatto gol. Noi, come spesso ci capita, dove dobbiamo migliorare? Facciamo fatica a fare gol e poi sono contro i più forti d'Europa, puoi anche perdere. Mi dispiace per i sei gol perché non c'è un divario così. Io penso che bisogna prendere quello che di buono abbiamo fatto e pensare che alla lunga, se miglioreremo, con loro ce la potremo giocare. Insomma, sono i più forti, merito a loro, onore, perché sono una grande squadra, hanno meritato di vincere. Però io penso che abbiamo fatto la nostra buona partita per 60 minuti, poi forse anche rientro dalle nazionali, non abbiamo potuto allenarci bene, il campionato fermo. Siamo, dopo il 60esimo siamo un po' sfilacciati, insomma, fisicamente abbiamo fatto fatica, però miglioreremo. Sì, no, in quel momento insomma, abbiamo subito raddrizzato la partita, mi ha rischiato un paio di volte di fare il 3-3, chiaro che il 4-2 poi ti taglia le gambe, poi lì. Se avessi voluto potevo mettere anche un centrocampista per una punta, ma penso che come mentalmente non sia il modo giusto per fare con i ragazzi. Noi abbiamo continuato a giocare, abbiamo preso qualche ripartenza, loro avevano una grande gamba, sono molto rapidi, però cosa dobbiamo dire? Abbiamo 6 punti, il girone dipende ancora da noi, siamo in un girone difficilissimo, Barcellona è il peggio ma anche il meglio che potesse capitarci perché sono le 2 squadre più forti d'Europa. Noi siamo in lotta per qualificarci e finora non avevamo mai perso, oggi è una sconfitta che ci deve fare crescere, anche avere la consapevolezza che comunque siamo stati per molti minuti in partita e poi migliorare dove abbiamo capito che dobbiamo migliorare. No, ma 2 gol, poi abbiamo avuto altre occasioni, tutte le volte che andavamo in profondità, siamo partiti molto bene, eravamo ben raccolti, tutte le volte che prendevamo palle e verticalizzavamo, andavamo davanti alla porta. Per cui lo spirito, non posso neanche cosa posso riprovare ragazzi, hanno dato tutto. Probabilmente dobbiamo migliorare la condizione fisica, che col fatto che il nostro campionato si è fermato, a differenza loro, noi è 20 giorni che non giochiamo, sono rientrati alla nazionale un po', non tutti insieme i ragazzi, alcuni li ho visti proprio ieri e lunedì. Però insomma, non campiamo scuse, hanno meritato, gli abbiamo stretto la mano, adesso torneremo a Barcellona a giocarcela cercando di fare la nostra buona figura. Un gioco contro Barcellona, giocano tutti uguali, diciamo, loro dai Pulcini alla Primavera, alla prima squadra, giocano tutte così per anni, per cui si vede che sono abituati a giocare bene. Noi abbiamo anche giocato un buon calcio, alcune volte l'abbiamo buttata e non dovevamo farlo, però insomma, dobbiamo migliorare, lo sapevamo. A volte anche certe sconfitte ti aiutano a crescere. Mi dispiace per i ragazzi solo il punteggio, perché penso che non sia giusto avere questi gol di differenza con loro. Era giusto perdere, ma non con questa differenza di reti.